È stato doppiamente intenso il discorso tenuto dal presidente Sergio Mattarella nel prologo della 22esima giornata nazionale di Libera. Il capo dello Stato è arrivato nello stadio di Locri alle 10.15 e il suo intervento è durato 15 minuti. Il discorso di Mattarella è stato preceduto da quelli di Deborah Cartisano, referente per la Locride di Libera, del vescovo Francesco Oliva, di Daniela Marcone, responsabile nazionale settore Libera Memoria, e di Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. Ad accogliere il presidente e le massime autorità della regione, tra cui il governatore Mario Oliverio e il ministro degli interni Marco Minniti. I familiari sistemati su un palchetto frontale alle autorità hanno letto i nomi delle centinaia di vittime delle mafie con lo struggente sottofondo di una musica di violino e tra gli applausi del pubblico. Un'occasione solenne, visto che quest'anno l'appuntamento di Libera coincide con la decisione del Parlamento di istituzionalizzare la giornata come evento di Stato. La mattinata di oggi è il preludio alla giornata di martedì. Sono infatti attese migliaia di persone per il corteo che partirà dal lungomare. Agostino Pandano per la CNews 24.